Bentornati, Mementino News, il nostro tentativo di analizzare, capire, farvi capire, farci l'idea della situazione o questa volta, cioè in questo periodo è molto complicato, ma noi non lesiniamo tentativi di comprensione. Con il nostro occhio critico non facciamo sconti, anche perché in questo periodo andare a comprare nei negozi è complicato, quindi vendiamo noi, non facciamo sconti, almeno così voi potete entrare tranquillamente senza il Green Pass a comprare quello che volete. A parte la battuta di marketing, diamo il benvenuto e il bentornato al nostro mitico Enrico Balletto, che è sempre qui con noi, pronto, acuto, profondo e diciamo così mai parco di analisi e di punti di vista critici. Enrico, bentornato a Mementino News. Il mio microfono oggi fa le bizze, va un po' giù, un po' su, però oggi riusciamo a lavorare lo stesso. Enrico, bentornato, come va? Sono molto più positivo del solito. Oh, finalmente! È il sole! Nel senso che sono risultato positivo. Ma, e io che ci stavo anche, che capito, contando, finalmente, no, se Enrico vede la luce in fondo al tunnel, non è un treno che arriva, e che finalmente... In pratica sei riuscito a prenderti il Covid, nonostante dopo tanti tentativi, insomma. O è stata una cosa incidentale? Diciamo che ho sempre vissuto, come ti ho sempre detto, abbastanza normalmente, ho rispettato sì le regole in generale, più per non mettere in difficoltà gli altri, per rispetto del lavoro degli altri, ma nel momento in cui sono iniziate tutte queste ultra mega super limitazioni col Green Pass famoso, non c'era poi più tanto da rispettare, nel senso che a me non mi cambia granché, non è che facevo chissà quali grandi cose prima, per fare la spesa non c'è problema, all'aperto non ho mai portato la mascherina, me ne sei testimone le volte che ci siamo visti all'aperto, sì. Da inizio di tutta sta roba io la mascherina all'aperto non l'ho mai portata, quindi diciamo che ho vissuto normalmente, e siccome siamo in periodo di picco influenzale, giustamente gira, come abbiamo visto dai numeri vari ed eventuali, giustamente gira, e quindi gira è arrivata anche a me. Sì, infatti. Più che altro è beccato il classico tampone inaffidabile, perché questo è essenzialmente inaffidabile, e ha scambiato una semplice influenza per qualcosa che influenza non è, quindi sei rimasto vittima, sì, di questa. Poi la cosa che sarebbe da approfondire adesso è il fatto comunque che vorrei capire tutti questi test di adesso come fanno a riconoscere o a risultare positivi sulla Omicron, visto che gira solo quella ormai, quando tutti i più grossi scienziati che parlano di Omicron, non ultimo il nostro Broccolo, ma anche Fraiese stesso, hanno detto esplicitamente che la mutazione è profondamente differente dalle altre, quindi vorrei capire fin dove arriva l'affidabilità già discutibile nel riconoscere appunto questa variante, e allo stesso tempo che non sia un modo per tenere i numeri alti o per far vedere, essendo appunto questa pseudo variante, come l'hanno chiamata, abbastanza innocua, un modo per dire, come stanno facendo, che la pericolosità non c'è grazie e per merito della campagna vaccinale, insomma. Ovviamente, una scusa valida. Io ti posso dire che la mia sintomatologia, perché sono sintomatico, allo stato attuale è abbastanza lieve, un decorso, devo dire, né più né meno di altri passati, forse addirittura più leggero. Mi sto curando da subito con gli antinfiammatori, il Fluimucil, basta. Non è che sì, infatti, ho avuto un pochino di febbre, brividi, naso tappato, poi il naso tappato dopo un giorno e mezzo è andato via, dolori muscolari e ossei solo i primi due giorni, e adesso c'ho un po' di solletico alla gola. L'appetito non mi manca, i gusti li sento tutti,
direi. Quindi che ci devo dire? Sì, così? Infatti ha maggior ragione, ma ragione, cioè, ragione. Siamo così. Sì, ma maggior ragione è una per quella perché è il quadro di una semplice influenza quello che stai descrivendo, quindi da qui a pensare che sì, ci possa essere le persone in salute, io parto dal presupposto che di essere una persona abbastanza in salute, allenata, occupandomi di sport, ho meno di 50 anni, tante cose, ovvio che se una influenza così magari ti becca con 39 di febbre, 39 di febbre becca una persona di 70-80 anni con altre patologie, va da sé che è pericolosa anche il 39 di febbre, ovviamente, cioè, ovviamente, senza essere, cioè, lo sappiamo tutti e due, no? Quindi ripeto, allo stato attuale io per quello che mi riguarda la questione è questa, poi non so. No, beh, hai descritto un quadro sintomatologico che è quello di una classica influenza. Inoltre hai detto anche un'altra cosa estremamente di buon senso e intelligente, ovvero la malattia va vista in relazione alla singola persona. Quindi anche la cura va vista in relazione alla singola persona. Ed è una delle cose che è stata più osteggiata in questi due anni. La possibilità di lavorare in maniera adeguata con la singola persona nel suo contesto, adeguando le cure. Avendo avuto questa strategia sin dall'inizio, avremmo avuto un decorso di questa situazione ovviamente molto molto più semplice. Ed è stata proprio una delle cose che è stata sempre evitata. Esatto, medicina di base. Dove vai? Esattamente, esattamente. Ma parleremo anche di medicina di base perché ce ne sarà anche per loro oggi, per un motivo o per l'altro. Ma intanto iniziamo. Però ne sentiremo la mancanza. Sì, esatto, ci arriveremo anche a quello. Io sono fortunato, il mio medico è indiscutibile. Meno male. Da questo punto di vista. Fortunato te, perché il mio purtroppo non lo è, infatti, ahimè, dovrò prima o poi. È il mio medico che è indiscutibile da questo punto di vista, mi ha candidamente ammesso che le condizioni in cui li stanno facendolo lavorare e obbligando sono di delirio, cioè lui sta finendo tutti i giorni alle 10-11 di sera, non riesce a smaltire tutte le mail e i messaggi, tutto quel discorso di certificazioni, di sistema, di quello, di telefonate a tutte le ore, chi più ne ha più ne metta, ecco, ho detto sta succedendo quello, quindi capisco anche, ma non come giustificazione, che molti colleghi impazziscano, non rispondano al telefono, non facciano quello che devono fare. Ho detto, capisco, non giustifico. No, no, ho detto che io divento matto, però quello che riesco a fare faccio. Poi certo, a un certo punto poi dice anche io devo riposarmi, altrimenti poi fai danni. Vabbè. Però dice capisco che qualcuno possa essere andato fuori di testa, anche perché ha detto le ultime vicende, comunque la sentenza del Consiglio di Stato eccetera eccetera, comunque di fatto hanno scaricato tutte le responsabilità sulla medicina di base, e invece molte delle responsabilità sono da parte dello Stato, del Ministero e chi più ne ha più ne metta. Assolutamente sì. Hanno disegnato sulla schiena dei medici di base un bel bersaglio. Adesso sparate qui. Esatto. Molto semplicemente. Esatto. Quindi la situazione è anche questa. Ma visto che hai fatto questa riflessione, colgo l'occasione per iniziare la puntata proprio parlando di questioni che hanno a che fare proprio con permessi, certificazioni, categorie più o meno vessate come quelle che sono vessate in questo periodo e sono diverse. Adesso se ne è aggiunta una ulteriore, ovvero da ieri. I poveri individui sopra i 50 anni lavoratori che dovranno sottostare all'ennesimo ricatto, tanto per cambiare vaccinale. Lavoratori che tra l'altro sono, per la loro condizione anagrafica, anche spesso e volentieri parecchio preziosi, in quanto, per carità, ogni lavoratore è prezioso. I lavoratori in questione, gli oltre 50 anni, sono lavoratori di grande esperienza, quindi professionisti o comunque dipendenti, però gente molto formata, strutturata, molto capace nel proprio lavoro e spesso anche impiegata negli apparati statali. Quindi questa situazione va ulteriormente a incasinare, a rendere molto più complicata una situazione che già era di semi-guerra civile. Questi poveri lavoratori adesso dovranno combattere, specialmente se non vogliono ottemperare a questo assurdo ricatto obbligo, combattere legalmente per vedere riconosciuti i propri diritti, specialmente in un momento come questo dove il castello sta crollando mattone dopo mattone. Enrico, che cosa vogliamo dire? Riflessioni in merito? Allora, la questione degli over 50 è ridicola di per sé, nel senso che comunque è
chiaro che è stata voluta colpire una categoria, quella dei cinquantenni, che a giudicare dalla campagna vaccinale che è stata fatta è quella che ha, nella quale sono stati individuati più duri e puri, cioè quelli più resistenti alla, diciamo, alla narrativa, e che quindi diciamo il fronte più resistente dal punto di vista della vaccinazione, quello che non si è tirato indietro per tutto questo periodo, è stato individuato proprio, guarda caso, negli over 50, nei 50-59 come fascia d'età. E quindi già questo non è un caso che si sia voluto colpire proprio gli over 50. Allo stesso tempo è curioso che non si capiscano ancora le dinamiche di controllo con le quali dovrebbero verificare appunto la vaccinazione degli over 50. Allo stesso tempo la multa di 100 euro è ovvio che fa ridere. Non, da un certo punto di vista, chi non ha lavoro in teoria o chi non è soggetto a controllo a lavoro paga questi, dovrebbe pagare 100 euro, ammesso che riescano a controllare come dicono, ma sarà da vedere anche questo. È ridicola. Dall'altra parte invece, se uno si reca a lavoro come over 50 rischia multe salate, molto più salate dei 100 euro, e quindi anche questo è un voler colpire assolutamente il diritto al lavoro o ricattare e far violenza sulle persone. Ieri io stesso ho detto che ieri sarebbe stato il giorno della vergogna, in parte mi correggo, nel senso che ieri era l'ennesimo giorno della vergogna, perché il primo giorno della vergogna è stato quello con cui hanno iniziato gli obblighi. Prima gli obblighi sanitari, con cui sospendevano il lavoro e quindi toglievano il diritto al lavoro e il salario alle persone. Poi c'è stato quello delle forze armate, forze dell'ordine, anzi degli insegnanti, e anche lì è stato veramente una roba disdicevole. E poi seguito appunto dalle forze armate e le forze dell'ordine, con poi gli ultimi decreti legge che hanno decretato appunto l'obbligatorietà di Super Green Pass, e quindi una spinta, un ricatto alla vaccinazione, perché non puoi di sicuro spingere la gente a guarire o ad ammalarsi, cosa che invece hanno fatto per in molti casi, anche per gli over 12 che volevano praticare sport. Insomma, queste sono cose, sono ricatti ben mirati, che ovviamente sono contrari a tutti i principi democratici e costituzionali. Adesso pare che alcuni giudici, alcuni tribunali amministrativi, ma non solo amministrativi, si siano esposti e si siano pronunciati su, sollevando il dubbio di illegittimità costituzionale. Finalmente. È successo nel TAR della Lombardia, è successo nel TAR Lazio per alcuni lavoratori, non mi ricordo in quale altro TAR, e in più ho letto qualche giorno fa il Tribunale Militare di Napoli, nel caso di un militare che in servizio all'estero si è rifiutato di recarsi in infermeria come gli è stato ordinato da un suo superiore, per vaccinarsi, per poter partecipare, appunto continuare a proseguire la missione all'estero, ed è stato ovviamente denunciato dal punto di vista militare come trasgressore di ordini, disobbediente, diserzione, cioè chi più ne ha più ne... no, diserzione no, comunque chi più ne ha più ne metta. Bene, il Tribunale Militare ha sollevato la questione di illegittimità costituzionale, sottolineando il fatto che a loro parere, a parere dei giudici militari, quindi l'articolo 32 della Costituzione, giustamente dico io, possa essere considerato assolutamente sopra come potere rispetto all'articolo 260 del codice militare, che prevede
vaccinazioni per i militari, impiegati, eccetera, eccetera, ma che prevede anche tutta una serie di caratteristiche per, appunto, che devono esserci da parte del trattamento, no, dell'imposizione, ecco. E quindi interessano direttamente, non si pronunciano in tal senso, interessano direttamente la Corte Costituzionale. Ora, tutto questo improvviso risveglio è evidente che ha che è un segnale ben forte e preciso. Diciamo, è anche vero che non dobbiamo cantare vittoria o pensare che le cose possano andare in un certo modo in maniera scontata, perché secondo me comunque il fatto che prima il Consiglio di Stato la nomina di Frattini nell'arco di quest'ultimo mese, poi la nomina di Giuliano Amato, che è stato il guru al tesoro di Draghi, non dimentichiamolo, alla presidenza della Corte Costituzionale, adesso queste annunciate riforme del Consiglio Supremo della Magistratura, di cui è capo il Presidente della Repubblica, che è stato rieletto Mattarella, ovvero la persona che ha firmato tutti i decreti legge fatti fino ad oggi, o comunque non ha mai non si è messo mai di traverso nemmeno contro i DPCM, che sono stati ritenuti da molti tribunali assolutamente illegittimi. E non ripeto, non ci devono far cantare vittoria. Vero è che però, già che vengano interessate di continuo, o che ci sia una sorta di risveglio da parte dei tribunali, come ci disse a suo tempo, io mi auguro che i tribunali ordinari facciano la loro parte, inizino a fare il loro dovere, il loro lavoro, perché se malauguratamente si dovesse arrivare a un punto talmente estremo dove poi si dovesse alterare tutto e ci fosse una necessità, un'istituzione di tribunali popolari, i tribunali popolari non fanno prigionieri e feriti. Già, non fanno né prigionieri né feriti. Soprattutto in una situazione del genere. Okay. E quindi sarebbe molto peggio per tanta gente. Io credo che i tribunali, e quindi i magistrati, i giudici, abbiano iniziato a sentire anche la pressione di questa situazione, perché ovviamente, data la palese illegalità di queste situazioni, di queste norme, di questi decreti, eccetera, eccetera, si sta venendo a creare una situazione per cui questi giudici, che sentono la pressione dei cittadini che sempre più esasperati, ricorrono ovviamente ai tribunali per vedere riconosciuti i loro diritti. Quindi è un fiorire di cause, ricorsi, un fiorire di denunce, querele, che ovviamente intasano ancora più i tribunali, che già sono intasati di loro. Quindi i giudici sentono e iniziano a sentire la pressione e probabilmente reagiscono a questa cosa. Un conflitto di poteri che potrebbe essere una delle chiavi per insomma, uno degli elementi che porterebbe più rapidamente al crollo di questa situazione. Che ne dici? Guarda, io ripeto, adesso sto prendendo atto di tutta una serie di cose. Tra l'altro sto vedendo che in questi ultimi giorni diciamo, la narrativa o gli elementi che di solito parlano di certe situazioni, cioè gli elementi, la struttura governativa, ogni volta che c'è un momento in cui diciamo subiscono una mazzata da quelle che sono poi da quella che è la realtà delle cose, che è sempre più evidente per tanti aspetti, sistematicamente ci sono i soliti elementi che vengono improvvisamente ospitati in tutte le TV, tutte le trasmissioni, eccetera, eccetera, e forniscono tutta una serie di messaggi andando anche contro quelle che sono le evidenze scientifiche che tanti professori, tanti scienziati, tanti medici stanno ormai ammettendo nelle stesse trasmissioni TV qualche giorno prima. Quindi questa settimana è stata la volta di Ricciardi, hanno mandato avanti Ricciardi a ribadire che il Green Pass è quasi una figata, che è servito per tutelare gli ambienti sicuri, cioè lo stesso messaggio farlocco che aveva dato il Premier a suo tempo, lo hanno fatto ribadire nonostante le evidenze scientifiche siano assolutamente contrarie, a Ricciardi in più trasmissioni, quindi è stato ospitato a più non posso. Speranza ha fatto la sua ennesima intervista a Rai 3, abbiamo il solito Burioni che da Fazio
racconta quello che vuole raccontare o comunque decontestualizza le situazioni, comprese quella di Israele, dove sottolinea solo alcuni aspetti, dimenticando quelle che sono le conclusioni dello stesso paese di Israele, che ha di fatto riconosciuto che Green Pass è stata una boiata, perché la, diciamo, lo sta cancellando assolutamente. Però ecco, le cose da notare secondo me sono proprio queste, cioè il sistema quando viene attaccato dalle evidenze, dalla realtà e quindi indebolito come narrativa, scatena i suoi elementi di facciata che vengono mandati, e quindi inizia con le marchette televisive, giornalistiche, interviste, chi più ne ha più ne metta, nei vari canali, nelle varie trasmissioni che ci hanno ammorbato per questi due anni con la narrativa solita a livello esponenziale col megafono. Quindi mi basta questo per capire che allo stato attuale le questioni evidentemente sono molto delicate e questi signori sono in difficoltà. Il fatto che siano in difficoltà non significa però che cederanno o rinunceranno facilmente a quelli che sono i loro disegni, le loro idee, di sicuro. Anzi, potrebbero insistere, spingere o dare un'accelerata per arrivare a un risultato comunque per loro accettabile, perché sono assolutamente convinto sempre di più che il disegno sia preciso, siano due percorsi paralleli, uno quello sanitario e uno quello economico, che vanno di pari passo. Da una parte, con la scusa del discorso sanitario, si svendono pezzi, si distrugge l'economia, interi settori; dall'altra parte, quindi creando anche il problema sociale, dall'altra parte sul discorso sanitario ho letto alcuni articoli, ad esempio, che durante questi due anni l'INPS ha risparmiato, tra virgolette risparmiato, la bellezza di 11 miliardi. Indovina come? Sappiamo che la media età dei decessi in tutto questo periodo è stata oltre gli 80 anni, quindi se 2 più 2 fa 4 in matematica, capiamo anche i risparmi da dove sono arrivati, no? Immaginati, è arrivata una nuova forma di genocidio, il genocidio previdenziale. È una cosa che non esisteva, l'abbiamo inventata noi. Pratica. Malthusianesimo previdenziale. E stanno anche pensando alla riforma delle pensioni in Consiglio dei Ministri. Attenzione. Buona, anche stanno quella. Stanno parlando di riforma delle pensioni a breve, perché è una delle condizioni a cui hanno legato i famosi aiuti a debito, sì, 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 dell'Europa. Il PNRR. Aiuti e a debito è un ossimoro, però. Vabbè. Sì, infatti. ti aiuto io, mi devi 100 euro. Che bello aiuto. Sì. L'aiuto io, ti presto 50, ma me ne devi dare 500. Esatto. E sei comunque legato, io ti ripreso quei 50 se fai così, così e così. Esatto. Cioè, ti dico io cosa devi farne. Bellissimo. Comunque, come dicevi giustamente tu, queste cose, queste trasmissioni, questa narrativa mediaticamente assistita, con questi racconti assolutamente fuori dalla realtà, devono fare comunque i conti con la realtà, perché la realtà comunque sta sfondando la porta e ci sta portando, scusate il bisticcio, a vedere una realtà europea e globale che sta marciando in tutt'altra situazione, in tutt'altra direzione. Si capisce benissimo perché comunque sia, come giustamente ha evidenziato prima il nostro Enrico, molti paesi del mondo, ed europei in particolare, stanno facendo decisamente marcia indietro sulle restrizioni, sul Green Pass, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi rischiamo di trovarci, anzi, ci troveremo tra molto poco, col cerino in mano. E questo ovviamente avrà delle ripercussioni politiche, perché ovviamente adesso la politica ha il suo minimo storico in questo paese. Ormai la politica ha perso qualsiasi tipo di capacità rappresentativa, e infatti si sta vedendo la corsa dei partiti iniziare a schierarsi per cercare di guadagnare un minimo di consenso, schierandosi contro questa storia del Green Pass, come se non l'avessero votata, per capirci. In secondo luogo, si profila all'orizzonte, secondo me e secondo anche alcune diverse informazioni, una, diciamo, precipitosa, una possibilità di cambiamento rispetto a questa situazione,
Scusate, i disturbi continuano ad arrivare, non è colpa nostra, è la linea telefonica che fa un po' schifo, se ne ritorni di microfono, che potrebbe tradursi in un termine, anche forse anticipato, dello stato di emergenza. Sta girando infatti, non so se Enrico lo ha visto di recente, un documento, molto probabilmente derivato da un atto parlamentare, in cui si parla di, e molto probabilmente si tratta di un emendamento, non si capisce di quale partito, di una riproposta di termine anticipato dello stato di emergenza. Enrico, hai avuto modo di analizzare questo documento? Esempio di Garavaglia che dice chiaramente che il Green Pass da aprile non dovrebbe più esistere, anzi bisognerebbe tagliare le tasse agli alberghi e agli hotel, favorire insomma il ricircolo del turismo perché è un settore importante ed è stato troppo penalizzato. Ecco, giusto per fare un esempio, Garavaglia è quello che diceva, ah, no, io sto al cinema a seguire la questione del Green Pass a suo tempo, quando accusarono giustamente la Lega di partecipare a questo sfacelo e quindi faceva anche le battute spiritose e giustamente gli è stato rinfacciato per mesi, adesso corrono un po' tutti ai ripari. Ribadisco, ecco, non sai qual è il partito. Ipoteticamente potrei pensare che fosse qualcuno di Alternativa C'è, che mi sembrano da questo punto di vista i più battaglieri. Sicuramente molto più della Meloni e della stessa Lega. Detto questo, oppure anche potrebbe essere anche Paragone di Italexit, ma a parte questo, non dimenticate una cosa, non dimentichiamo una cosa, ripeto, sempre per il discorso dei puntini e dei disegnini, che è appena ripartita la campagna elettorale. Giusto. A primavera ci saranno le amministrative di diverse città importanti. E quindi la Meloni è tornata a sbraitare dall'elezione del Presidente della Repubblica, come ha sempre fatto, peccato sia stata in silenzio tutto questo periodo di limitazioni e casini. La Lega inizia a far credere, a fare proposte che cercano di far risultare credibili per recuperare un po' di voti che loro sicuramente sanno di aver perso e ne hanno persi parecchi. Eh sì. E ne hanno perso parecchi anche con quest'ultima porcheria che hanno fatto perché qualche giorno fa il Consiglio dei Ministri all'unanimità ha votato l'adesione dell'Italia alla direttiva Bolkestein, quella sulle concessioni balneari, ed è stata votata anche dai ministri della Lega, che ne dicano loro, questo è. Dopodiché questo comporterebbe determinate situazioni nel 2024 che dovrebbero essere messe in svendita praticamente le concessioni. Loro parlano che verranno stabilite le prerogative per il mantenimento dell'Italia e degli italiani e delle aziende già precedentemente per evitare che insomma, la gente perda, eccetera. Però per ora sono solo parole e onestamente, visto come si sono comportati tutti in questi 2 anni, mi fido meno di zero. Sì. Quindi ripeto e sottolineo che nessuno dimentichi che tutto lo sbraitare e il vociare attuale è esclusivamente perché siamo entrati in campagna elettorale. Siamo in presenza di elezioni amministrative prossime. Si parlerà bla 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 dei referendum in questi giorni che saranno una già ennesima distrazione di massa. La legislatura finirà e quindi si devono già preparare le prossime elezioni, visto anche i tagli dei parlamentari, che come sappiamo ci saranno. E la situazione è sempre quella. Invece, quello che non dobbiamo assolutamente dimenticare è che dovremmo cercare tutti di portare avanti, quelli perlomeno che si battono e che sono un pochino lucidi rispetto a tutta questa situazione, si dovrebbe cercare di evitare
stati presenti in questo Parlamento, in questa legislatura, e hanno contribuito direttamente e indirettamente, quindi anche stando in silenzio, senza lottare fisicamente, ok, contro questo schifo che abbiamo vissuto. Questa gente deve polverizzarsi, non dovrebbe più mettere nemmeno un piede dentro il Parlamento. Beh, il momento, okay. Sì. A nostro rischio e pericolo? Sì, a nostro rischio e pericolo. Nel senso, tutta gente nuova? Sì, sono per tutta gente nuova, magari competente, magari quello che vi pare. Questa gente qui non merita più di mettere nemmeno mezzo piede in Parlamento. Quindi quello che non ci dobbiamo dimenticare è campagna elettorale iniziata e che questa gente deve polverizzarsi dalla politica, perché sono i maggiori responsabili di tutto quello che è successo. Anche solo per non aver lottato e piegato la testa. Punto. Assolutamente d'accordo. È ora che la politica italiana abbia un bel rinnovamento. Ci serve... pulizia. Sì, pulizia, esattamente. Né più né meno che una buona passata di ramazza su questo sistema politico. Gente nuova, eletta con sistemi democratici, rappresentativa della popolazione, delle persone. Una nuova politica. Questo e nient'altro, semplicemente. E penso che forse qualcosa la vedremo in queste prossime elezioni. Secondo me ci sarà un cambiamento non indifferente. È una cosa che sento nell'aria. Non fosse altro che la gente ormai è stufa e esasperata. Sì, è vero, abbiamo ancora una grande percentuale di individui. Non ho votato tutti gli italiani da quel punto di vista, però. Neanch'io. Però comunque ci si vedono i cambiamenti in certi sensi. È vero che c'è una massa di individui ormai lobotomizzati che vanno in giro mascherinati nonostante sia accaduto anche il presunto obbligo, e a queste persone puoi far credere di tutto. Però c'è anche una parte significativa, secondo me, del popolo che ha bisogno, sente e ha necessità di un rinnovamento da un punto di vista politico-democratico, senza dubbio. Assolutamente. Quindi io spero in questo proprio, in questo tipo di rinnovamento, ecco. Ed è la cosa che vorrei vedere realizzarsi in questa situazione, ecco. E ci stiamo accorgendo comunque sia come anche i paesi magari che erano un pochettino più rigidi su certe cose si stiano adeguando. Anche la Germania, in notizia recente, ha intenzione di eliminare le restrizioni e tutte le forme, diciamo così, di pass vaccinale nell'arco di un mese, più o meno. E anche quindi la Germania si aggiunge, che erano i paesi, diciamo così, più forti, anche più rigidi a questo punto di vista, si aggiunge alla lista dei paesi che si stanno, diciamo così, normalizzando. Quindi l'Italia, come dicevo prima, rischia di ritrovarsi sola col cerino in mano. Ma confido nella vigliaccheria e nell'imbecillità della nostra classe politica, la quale, cercando di correre ripari, potrebbe decidere di dare un bel colpo di accelerata a questa cosa. Confido nella loro vigliaccheria e non potrei non essere deluso. Quindi chissà. Torniamo a parlare di esteri. Allora, ormai la maggior parte di voi, quelli intelligenti intendo, avranno capito che i giornali e i media hanno dichiarato guerra alla Russia. E sebbene la NATO non abbia intenzione di proseguire le operazioni militari con la Russia, i giornali sì. Che possiamo dire di bello rispetto a questa cosa? Ne avevamo già parlato la settimana scorsa. Di fatto, sì, i giornali avevano già fatto, si erano portati avanti secondo quella che era la ricostruzione anche degli Stati Uniti, evidentemente, no? Perché è evidente che il contrasto, la spinta, la provocazione partisse dagli Stati Uniti. Perché abbiamo scoperto ieri che, non più tardi di ieri, che i russi erano già dentro, come ti avevo detto, di diversi chilometri dentro i confini ucraini, con la questione, la scusa dell'esercitazione, quello che ti pare, e che ieri abbiano annunciato la fine delle esercitazioni. Ovviamente questi sono messaggi, perché a livello di comunicazione sono ben precisi, e allo stesso tempo fanno, mettono un po' la berlina quello che è il racconto sia nei media, che sono in linea con il racconto statunitense, che allo stesso tempo mettono la berlina allo stesso Biden, evidentemente, che dopo la questione dell'Afghanistan credo che stia rimediando un'altra bella figuraccia. Sì. In questo caso, dopodiché è ovvio che comunque la Russia
tutto il diritto di non accettare un'espansione della NATO ai suoi confini, ovviamente, confini che sono rappresentati anche dalla stessa Ucraina, e che credo sia evidente pure che facendo pesare il discorso del gas otterrà quello che vuole. Io credo che alla fine l'Ucraina rimarrà un territorio neutrale e all'Ucraina non verrà consentito di entrare nella NATO. Questo te lo dico molto onestamente. Mi sembrerebbe, cioè, si chiuderà tutto con un gran caos sul nulla, anche perché veramente non possiamo pensare come Europa, e questo lo fa presente la Germania in primis, di far a meno del gas russo, perché stiamo vedendo tutto quello che sta succedendo sul discorso energetico, gli aumenti, i caro prezzi, di tutto sta diventando un disastro. Chiaro. Ieri qua la bolletta, un paio di bollette sono raddoppiate, una di casa che era intorno ai 90, no scusa, agli 80 euro è diventata 164, bolletta elettrica parlo, sì. E quella di casa, lo stesso di una persona con cui lavoro, di solito pagava intorno ai 195 euro, è arrivata una da 410, per capirci. Alla faccia del governo dei migliori che doveva intervenire sul caro bollette, aggiungo io. Per capirci. Due cose anche vorrei, quello, sì. Un altro messaggio finto, nel senso che poi di fatto non hanno fatto niente. Tra l'altro la produzione industriale, non ti parlo di attività commerciali, ho dei conoscenti che sono passati da 3.000 euro dello stesso periodo dell'anno scorso di bolletta elettrica a quasi 10.000 euro quest'anno, cioè quasi triplicato. Alla faccia. Di cosa stiamo parlando? Certo che poi la produzione viene interrotta, certo che poi non si lavora più, certo che poi va in crisi. Se le situazioni sono queste, non so veramente come si possa pensare di uscirne. Assolutamente. Ci sono due segnali interessanti che vanno, secondo me, due elementi, due fatti interessanti che vanno analizzati. Uno è la visita di Putin in Francia e il dialogo con Macron, il quale è stato ridimensionato in maniera importante. E infatti è uno di quelli che ha premuto per la soluzione diplomatica del conflitto. L'altro è la visita del cancelliere tedesco, appunto dell'incontro tra il cancelliere tedesco e lo stesso Putin. E anche lì sono volati, non dico che siano volati gli stracci, ma poco ci manca, perché il caro cancelliere è stato totalmente ridimensionato. E anche perché ovviamente la Germania si è messa ovviamente in una situazione di, diciamo così, di negoziato, vista la sua dipendenza dal gas russo. E quindi anche la Germania, che fin da subito aveva negato la propria disponibilità in termini di basi militari agli americani, si è ovviamente accomodata. Quindi di fatto la Russia ne sta uscendo ampiamente vincitrice. Cosa ne pensi? La Russia, come spesso è capitato, è uscita vincitrice, perché anche quando le sono state date le sanzioni da parte della UE, Putin se ne è altamente sbattuto, gli è scivolato tutto addosso, ha continuato sulla sua strada. Anche perché queste sanzioni spesso e volentieri sono votate da obiettivi strategici che nulla hanno a che vedere con le accuse che vengono mosse alla Russia. Quindi sono cose costruite ad hoc, come a suo tempo altre questioni irachene, compagnia, dagli Stati Uniti stessi in quel caso, in questo caso tutte le varie provocazioni. Però quando poi hai una dipendenza energetica che, come è capitato altre volte di dire, di parlare, comunque è molto importante per tutto quello che riguarda la produzione industriale, l'economia di un paese, quando hai una preponderanza a livello energetico rispetto agli altri, hai sicuramente, certamente, un potere che va al di fuori di qualunque sanzione, di qualunque cosa. E questo, secondo me, prevarrà su tutto il resto. Putin è troppo forte rispetto alla UE,
E nel momento in cui la stessa Germania si allinea, perché si rende conto che senza la Russia e il gas russo non ce n'è, evidentemente la UE si indebolisce ancora di più. Quindi potranno mettere tutte le sanzioni che vogliono, ma penso che non ci sarà modo di fare chissà cosa, cioè non credo che avranno possibilità di fare nessun tipo di danno a quello che è la Russia allo stato attuale. Anche perché, tra l'altro, sono ben pronti, cioè a me le voci che arrivano dalla Russia, da amici che stanno lì, è che l'aria che si respira è quella di un countdown. Quindi loro sono comunque ben pronti a affrontare eventuali conflitti, eventuali cose, con tutti gli annessi e connessi. Quindi evidentemente ci troviamo di fronte a un popolo, a un paese che è ben conscio sia della propria forza ma anche delle possibilità. Senza dubbio, senza dubbio. È un popolo coeso, è un popolo unito, è un popolo che comunque ha il senso della nazione e c'è poco da fare. Da quel punto di vista non si può fare molto contro la Russia in questi casi. Infatti quello che è successo con la Russia in questo caso sarà uno degli elementi che porterà, secondo me, allo sfaldamento della UE da qui a pochi anni. Da un punto di vista economico ormai ci siamo, perché si è visto che con quell'inflazione non la stanno fermando, sta arrivando galoppante, e questo saranno degli elementi che porterà a maggior crisi nei paesi membri, e da qui allo sfaldamento della UE secondo me il passo è breve. Non vedrà il 2030 secondo me la UE, non so se siete d'accordo con me. Bisogna capire a chi giova. Cioè, è chiaro che se le cose continuano in questi termini, io onestamente credo che la UE venga mantenuta su dall'euro. Se l'euro inizia ad andare in crisi e c'è un continuo attacco, o comunque economicamente è una moneta che può saltare, e ogni paese va per gli affari suoi, come è stato fino ad oggi, perché la UE in quanto tale c'è solo a livello economico, diciamo, di restrizioni, di politiche che delle volte sono limitative e anche ridicole. Se deve esistere solo per applicare austerità contro alcuni paesi ad altri fargli fare quello che vogliono, voglio dire, alla fine non ha molto senso di esistere. Se poi gli Stati Uniti, o comunque la Fed, come pare, cambierà ancora i tassi di interesse per salvaguardare il dollaro e l'economia americana, anche a scapito dell'euro e dell'economia europea, la UE è destinata a saltare per aria. Appunto, appunto. Bene. Con questo argomento oggi chiudiamo una puntata un po' più breve del solito. Impegni contingenti di orario ci impongono di essere un pochettino più sintetici, ma non importa, torneremo mercoledì prossimo puntuali a commentare notizie, informazioni e a vedere, a descrivere, a capire la situazione in evoluzione. Cambiamenti importanti secondo me saranno i protagonisti di queste settimane a venire. Avremo una primavera calda per quanto mi riguarda, molto calda e con delle belle sorprese per quanto mi riguarda, secondo me. Quindi state sintonizzati e seguite la situazione. E che dire, ringrazio ancora una volta Enrico Balletto, sempre puntuale, sempre attento a queste cose, e torneremo con lui a parlare della situazione e di queste cose la settimana prossima. Vi invito a seguirci sul canale di YouTube, ma prima ancora sulla piattaforma audio di Spreaker. Seguiteci sul canale di YouTube, seguiteci anche su Facebook, poniamo i nostri link, le nostre trasmissioni sempre in aggiornamento. E quindi ancora una volta Bementino News vi dà l'appuntamento. Enrico Balletto lo salutiamo, lo ringraziamo, alla prossima puntata. Io sono Grazie. Gabriele, ciao a tutti, e mi raccomando, tenete ciao. Duro, resistete, siamo qua, alla prossima puntata. Alla prossima, ciao.